Ora allora, colleghi, sono le ore 10:15, diamo inizio alla seduta. Invito i colleghi che stanno procedendo all'esposizione di manifesti di interrompere per cortesia, visto che stiamo cominciando la seduta, questa loro iniziativa. Grazie. Prego gli assistenti d'aula di invitare i colleghi del Movimento 5 Stelle che vedo hanno colto perfettamente il senso dei richiami fatti nelle ultime sedute a rimuovere i cartelli perché stiamo cominciando la seduta che dichiaro ufficialmente aperta, la seduta di martedì 10 marzo 2015 per la quale hanno chiesto congedo il Presidente Roberto Maroni e il Sottosegretario Alessandro Fermi per impegni istituzionali in quanto impegnati nella presentazione del progetto Angeli anti burocrazia a Bergamo. Il sottosegretario Fermi anche a Brescia. Colleghi, abbiamo dato inizio alla seduta. Vi prego di prendere posto e di stabilire un clima di lavoro. Grazie. Hanno chiesto inoltre congedo per motivi personali i consiglieri Cavalli e Capelli. Se non vi sono opposizioni, i congedi si intendono concessi. Non vedo opposizioni, vi informo altresì che hanno comunicato l'impossibilità di essere presenti ai nostri lavori gli assessori esterni Bordonali, Fava e Terzi e per la mattinata anche l'assessore Beccalossi. Passiamo ora alle comunicazioni del Presidente, che sono sette. La prima riguarda... L'assegnazione dei progetti di legge, ho provveduto ad assegnare tre progetti di legge, PDL 240, modifica la legge regionale 3 maggio 2011 numero 9, interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e abrogazione della legge regionale 14 febbraio 2011 numero 2, azioni orientate verso l'educazione e la legalità. Iniziativa del Presidente della Giunta assegnata alla seconda commissione. E alla Commissione speciale antimafia. Pdl 241 Qualità, innovazione in internazionalizzazione dei sistemi e internalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Iniziativa del Presidente della Giunta assegnato come coreferenti alle commissioni Quarta e Settima. IDL 242, riconoscimento e sostegno dell'Organizzazione di Commercio Eco e Solidale, iniziativa dei consiglieri regionali Ciocca, Allo, Ciocca e altri del gruppo Lega Nord, Alloni e altri del gruppo PD, Baldini, Buffagni ed altri del Movimento 5 Stelle, Busi, Del Gobbo e altri di NCD, Dotti, Magoni e altri della lista Maroni, assegnato alla Commissione Quarta. Colleghi, scusate, abbiamo cominciato la seduta ma ho l'impressione che me ne sono accorto solo io, quindi vi prego per cortesia di interrompere i conciliaboli, non continuerò nelle comunicazioni fino a che non sia creato un clima di lavoro. Grazie. Consigliere Fiasconaro, consigliere Gallera, consigliere Piazza. Grazie. La seconda comunicazione riguarda la composizione dell'ufficio di presidenza della Giunta per le elezioni. Vi comunico che nella seduta del 4 marzo la Giunta delle elezioni ha provveduto all'elezione del proprio vicepresidente nella persona della consigliere Annalisa Baroni. La terza comunicazione riguarda nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale. Sono pervenuti dalla Giunta... Gli atti di nomina relativi al Consiglio di sorveglianza di infrastrutture lombarde, GR 3159, sono stati nominati l'assessore Sorte, Presidente, e l'assessore Beccalossi e il signor Riccardo Marchioro quali componenti. E il decreto del Presidente della Giunta regionale 1478 che ha nominato il Comitato di supporto all'attuazione delle riforme istituzionali. Composto dai signori Antonio Catricalà, Marco Lacchini, Alfonso 40, Agli atti, gli originali delle delibere. La quarta comunicazione riguarda il ritiro di atti di indirizzo. Il consigliere Buffagni, con nota del 4 marzo, ha ritirato la mozione 404 del 3 marzo concernente costruzione di parte civile della Regione Lombardia dell'inchiesta Spese Pazze. La quinta comunicazione riguarda risposte in commissione ai sensi dell'articolo 116 del regolamento. L'assessore alle attività produttive Melazzini, nella seduta della quarta commissione del 19 febbraio, ha risposto a due interrogazioni. La 31-18 firma Macchi, Alenia Ermacchi Augusta Augusto Westland, trasferimento delle sedi legali e uffici amministrativi e commerciali della provincia di Varese a Roma. E all'interrogazione 31-28 a firma Rolfi, concernente definizione delle forme e delle dimensioni dei cartellini sul pane in vendita. L'assessore della sicurezza Bordonali, nella seduta della seconda commissione del 25 febbraio, ha risposto all'interrogazione 3147 a firma Buffagni, criticità riguardante la situazione dell'ordine pubblico durante il periodo dell'Esposizione Universale Expo 2015. La giunta ha anche provveduto ad alcune risposte scritte, l'assessore alla Salute Mantovani con nota del 19 febbraio ha risposto all'interrogazione 2056 a firma Ambrosoli e altri concernente delibera della giunta 4048, richiesta proroga esenzione della compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni ambulatoriali per i cittadini colpiti dal sisma in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Assessore alle Infrastrutture Sorte, con nota del 3 marzo, ha risposto all'interrogazione 2321, iniziativa Cecchetti, concernente stazione ferroviaria di Pregnana-Milanese mancanza di una riventa di biglietti. L'assessore All'Ambiente Terzi, con nota del 5 marzo, ha risposto all'interrogazione 2275, a firma Buffagni, criticità riguardante il gruppo Green Holding, e 2319, a firma Carcano, concernente bonifiche dell'area dello stabilimento Ex Alfa Romeo ubicato nei comuni di Arese, Garbagnate Lainatero. e Lainatero. Vi è inoltre una comunicazione aggiuntiva che riguarda l'esito della riunione dell'ex articolo 23 dei capigruppo e dei presidenti di commissione per la programmazione dei lavori dell'Aula, che ha disposto le seguenti modifiche al calendario dei lavori. Per le quali vi prego un po' di attenzione. La prima modifica è che non ci sarà seduta martedì 17, differentemente da quanto previsto nella precedente calendarizzazione. Le sedute del Consiglio saranno martedì 24 marzo e martedì 31 marzo. Quindi ci sarà una seduta il 31 marzo, che non era stata inizialmente prevista. 24 marzo le sedute saranno dedicate a discutere il PDL 213, CPR regionale dei servizi di polizia locale, PDL 184, diffusione delle tecniche salvadita, la PDA 25, deliberazione quadro triennale in materia di spettacolo e la risoluzione 29, già discusso la settimana scorsa e ricalendarizzata per la conclusione del 24 marzo. Sono state calendarizzate anche l'elezione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e la designazione di tre componenti effettivi e due supplenti nel Collegio Sindacale di Ferrovia Nord Milano, SPA. Tutto questo il 24 marzo. Martedì 31 marzo terremo la sessione europea, che quindi viene posticipata di una settimana. Non ci sarà seduta il 7 aprile, ma la seduta per gli atti di sindacato e di indirizzo sarà martedì 14 aprile. Nel mese di aprile ci saranno poi sedute martedì 21 e martedì 28. Il 21, con la programmazione già prevista, PDL 215, modifiche ai confini del Parco Regionale della nord PDL 130 agli orti di Expo, ed è stato aggiunto il PDL 242, riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale. Il 28 aprile la calendarizzazione prevede il PDL 187, esposizioni per la razionalizzazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie al fine di agevolare l'incontro tra domande e offerte di servizi di trasporto pubblico locale non di linea, e il PDL 9 che è stato aggiunto alla programmazione precedente, PDL 9 di iniziativa consigliare, norme per la riqualificazione e sostegno del lavoro di cura agli assistenti familiari nell'ambito degli interventi a favore della non autosufficienza e dei programmi di vita indipendente. Nel mese di maggio sono state calendarizzate tre sedute, il 5, il 19 e il 26, il 5 per gli atti di sindacato e di indirizzo, il 19 seduta tematica sul contrasto alle mafie e alla corruzione, con anche la discussione e la votazione dei PDL 180 e 240, inerenti alla medesima materia e poi seduta il 26 maggio con argomenti da calendarizzare trovate il dettaglio del verbale agli atti con questo sono esaurite le comunicazioni del Presidente passiamo pertanto all'approvazione del processo verbale della seduta precedente che è quella del 3 marzo se non vi sono osservazioni il verbale si intende approvato non ne vedo, così resta stabilito. Passiamo quindi al punto 3 all'ordine del giorno, progetto di legge numero 202, disposizione in materia di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza. L Iniziativa consigliare, proposto all'Aula dalla Terza Commissione, relatrice la consigliere Lara Magoni, che invito a prendere posto ai banchi del relatore. Signore Fiasconaro su che cosa chiede la parola? Sull'ordine dei lavori. Presidente, sull'ordine dei lavori, eh, perché in, forse mi è sfuggito, ma non ho sentito nulla rispetto alla nostra richiesta protocollata venerdì scorso, eh, in cui a prima firma consigliere Corbetta chiedevamo all'assessore Sala di poter venire in aula a relazionare sulle intercettazioni che sono state pubblicate da un nuoto settimanale sulla stampa. Secondo noi è importante che l'assessore venga, soprattutto nel suo interesse, nell'interesse dei cittadini lombardi, a chiarire la questione nella sede istituzionale più opportuna. E quindi volevo sapere, Presidente, la valutazione in merito. Poi vorrei rendere dotta l'Aula dei contenuti delle intercettazioni, perché se l'Aula... Consigliere Fiasconaro, le tolgo la parola e invito è, i colleghi del importante. Movimento 5 Stelle a rimuovere i cartelli. Chiedo che venga menzionata a verbale della seduta il comportamento scorretto e improprio una volta di più del gruppo Movimento 5 Stelle che prendo atto con rammarico che dimostra così tutta la consistenza della propria azione politica, ovvero la mera strumentalizzazione. E lo dico, consigliere Fiasconaro, perché lei sa bene che questo argomento è stato discusso ieri nella seduta del Capigruppo che voi avete inviato in maniera non corretta. Prego gli addetti d'aula di rimuovere i cartelli che sono impropriamente esposti, grazie. E ricordo che lei dovrebbe aver sentito e soprattutto avere memoria poche ore dalla seduta di ieri come voi abbiate inviato impropriamente. La richiesta al Presidente del Consiglio che non ha la facoltà regolamentare di convocare alcuno, avreste dovuto inviarla al Presidente della Giunta. Abbiamo concordato ieri che la richiesta sarebbe stata mandata al Presidente della Giunta e all'assessore Sala, ma vedo che la volontà di strumentalizzare una volta di più quest'Aula per iniziative di mera prego gli addetti d'Aula di rimuovere i cartelli. Con... Censuro, ed è il secondo livello, consentito al Presidente il comportamento dei consiglieri Corbetta, Macchi, eh, Nanni, Carcano e che stanno esponendo i cartelli una volta di più. E eh, li, 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 comunico loro che se li esporranno una volta ancora saranno espulsi dalla seduta. Grazie, prego che eh, per cortesia di riprendere un clima di lavoro, mi auguro che questa gazzarra sia conclusa. Invito la consigliere Magoni ad avviare la relazione sul PDL 202. Grazie. Informo la consigliere Carcano che se interverrà un'altra volta senza avere la parola verrà espulsa dall'Aula. Eh, grazie Presidente. Con questo progetto di legge Regione Lombardia intende rivedere alcuni aspetti della disciplina del servizio. Carcano, Io non Con questo progetto di legge Regione Lombardia intende rivedere alcuni aspetti della disciplina del servizio di soccorso alpino e speleologico. In zone impervie per il recupero e il salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza, adeguandosi a quello che in materia hanno già legiferato Valle d'Aosta, Veneto e Trentino Alto Adige. Le attività di soccorso e di elisoccorso sanitario sono svolte dalla Regione Lombardia tramite l'azienda regionale Emergenza Urgenza che in ambiente impervio o stilo montano e epogeo si avvale in base ad apposta convenzione del Servizio regionale Lombardo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, una struttura composta la consigliere Carcano è espulsa dall'Aula. Per cortesia, si allontani, visto che ha fatto di tutto per essere espulsa. Consigliere Carcano, la invito ad abbandonare l'Aula. Prego i segretari, i consiglieri segretari, con il supporto dei, dei, degli assistenti d'Aula, di provvedere ad allontanare la consigliere Carcano dall'Aula. Grazie. Consigliere Carcano, lei è espulsa per. La prosecuzione della seduta, mi sembra che abbia fatto di tutto per ottenere questo risultato, ci è riuscita, la prego di allontanarsi dall'Aula. Grazie. La seduta riprenderà quando la consigliere eh, Carcano si sarà allontanata dall'Aula. Ricordo al capogruppo del Movimento 5 Stelle Fiasconaro che era stato proprio lui. Era stata proprio lei, consigliere Fiasconaro, nel corso della riunione dei capigruppo, dopo quello che è avvenuto in quest'Aula due sedute fa, a richiamare tutti all'opportunità di avere comportamenti più consoni con il decoro dell'Aula. Vedo che il richiamo ha prodotto effetti immediati soprattutto nel suo gruppo. Grazie, lei non ha la parola, la parola alla consigliere Magoni per la relazione. Presidente, però adesso a questo punto mi arrabbio io. Siamo qua per lavorare, io trovo scandaloso queste, queste situazioni. Quindi fuori dall'aula lasciateci lavorare perché io non ho mai perso tempo nella mia vita e voi ci fate, state perdendo tempo, basta, ok? Sala voi così, parlatene fuori. Qui si lavora, ok? Non è sede di calunnie, inutili e neappropriate. Sì, sono calunnie. Prego, consigliere Magoni, grazie. cominci la relazione sul PDL in oggetto 202, grazie. Posso? Prego. Adesso basta, eh, vado avanti, posso? Prego consigliere Magoni, lei faccia il suo intervento rivolgendosi al... Le attività di soccorso e di Eli soccorso sanitario sono svolte dalla regione Lombardia tramite l'azienda regionale Emergenza Urgenza, che in ambiente impervio, stilo montano e pogeo, si avvale in base ad apposta convenzione del Servizio regionale lombardo, del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, una struttura composta prevalentemente da volontari che adempiono al proprio dovere in maniera del tutto eccellente, oltre che connotata da un alto valore di solidarietà sociale. La Reu e il Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo sono impegnati costantemente in numerosi interventi di salvataggio posti in essere attraverso l'utilizzo non solo di mezzi di terra, ma anche di elicotteri, offrendo al cittadino una struttura organizzativa complessa, con personale altamente specializzato. La questione portata più volte all'attenzione, non soltanto dagli addetti ai lavori, ma anche da molte amministrazioni locali e dai cittadini, non è il contenimento dei costi del servizio, che comunque in periodo di ristrettezze non può non essere preso in considerazione, ma il problema principale di fatto è un altro. Soprattutto nei mesi estivi, in ambiente montano, si moltiplicano le richieste di interventi di soccorso, imputabili alla imprudenza, alla leggerezza, alla superficialità, con cui escursionisti sprovveduti affrontano una passeggiata, una gita in quota, magari con scarpe e abbigliamento non adatti, senza la strumentazione di soccorso o sovrastimando le proprie forze. Il soccorso deve essere sempre garantito, ma allo stesso tempo si punta ad incentivare la prevenzione, rendendo consapevoli e responsabilizzando i cittadini lombardi sul fatto che i mezzi di emergenza, se occupati su una chiamata inutile, non possono soccorrere chi in quello stesso momento risulta effettivamente in pericolo di vita per una reale emergenza. L'obiettivo primario di questa proposta di legge non è quindi quella di fare cassa bensì di sensibilizzare chi troppo spesso si avventura per boschi e montagne senza le adeguate attrezzature e conoscenze e senza considerare le conseguenze negative su altre persone delle proprie scelte avventate. La Regione inoltre, nell'intento di promuovere la cultura di un turismo responsabile, con questo progetto di legge si propone di effettuare un'attività formativa e divulgativa per diffondere le conoscenze delle indicazioni fornite dal CAI. Il preoccupante aumento di richieste di soccorso ha reso necessaria la definizione delle condizioni in cui l'impiego di mezzi sia conseguente ad un'effettiva emergenza-urgenza, stabilendo una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente nel caso in cui gli interventi di soccorso non richiedano una prestazione sanitaria presso un pronto soccorso o il soccorso sia necessario a causa di comportamenti imprudenti. La compartecipazione è dovuta anche quando il soccorso è effettuato dalle sole squadre a terra del CNAS. La richiesta di una quota di compartecipazione a carico dell'utente deve essere pertanto considerata solo ed esclusivamente come un deterrente a scopo preventivo, per affrontare le attività escursionistiche in sicurezza e non certamente come un nuovo ticket, così come da alcuni impropriamente affermato. Spetterà alla Giunta regionale stabilire il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario e definire la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente. Le quote di partecipazione non dovranno essere superiori al 50% del costo effettivo del servizio, riconoscendo una riduzione del 30% a favore dei residenti lombardi. Ringrazio tutti i commissari per l'importante lavoro svolto, i tecnici e i collaboratori della Commissione, ma soprattutto Areo, Cai e Cnas che attraverso le loro osservazioni hanno fatto sì che questo progetto di legge approdasse quest'oggi in aula. Grazie. Grazie consigliere Magoni. Prima di aprire la discussione generale ricordo che la riunione dei capigruppo ha stabilito il contingentamento per la discussione di questo, di questo progetto di legge in due ore con un tempo fisso di 10 minuti a gruppo. Il tempo per i singoli gruppi è il seguente. Lega Nord 14 minuti, Maroni Presidente 13, Forza Italia 12, Nuovo Centrodestra 12, Fratelli d'Italia, Pensionati e Misto 10, e per le minoranze Partito Democratico 14, Movimento 5 Stelle 12, Patto Civico 11. Ricordo anche che sono stati depositati 37 emendamenti, eh, ne è arrivato un altro in questo momento, quindi sono diventati 38. Eh, è aperta la discussione generale, invito i colleghi che intendono intervenire a prenotarsi. Ricordo che io non consentirò a nessuno di intervenire su argomenti diversi dalla discussione generale sul PDL 202, lo dico prima, per evitare poi... Polemiche, pertanto, se ci fossero interventi che non sono sul PDL 202, provvede, anticipo già che provvederò a togliere la parola ai consiglieri. Io al momento ho un'unica prenotazione che è del consigliere Fiasconaro, non so se sia su questo progetto di legge o se era no, non era su quello di prima. Quindi la rimuovo. Prego i colleghi che intendono intervenire sul PDL 202 di prenotarsi. Si è riprenotato Fiasconaro, quindi gli do la parola sul PDL 202. Prego. Presidente, io prendo la parola per fatto personale, visto che lei prima... Ma lei la prende sul PDL 202, qui. se vuole intervenire su altro io la parola gliela tolgo. A, avrà lei, Presidente capisco che la memoria citato... non è il suo forte, consigliere Fiasconaro, ma avrà appena ascoltato che ho anticipato Presidente, il fatto che non scrivi, le darò la parola su un prima argomento diverso. Lei ha citato un mio intervento in una conferenza dei capibrucco, quindi volevo puntualizzare che è vero. Che io ho eh, espresso quelle valutazioni. Consigliere Fiasco, Lei, lei prima, sta intervenendo su un, un argomento diverso, detto, pertanto le tolgo la parola. Che... Grazie. La parola al Consigliere Dotti che ha chiesto di intervenire sul PDL 202. Grazie Presidente. Per votare oggi questo progetto non poteva certo bastare la mia idea iniziale. Di fondamentale importanza è stato il lavoro svolto con tenacia dalla collega Lara Magoni, la quale, oltre a competenze tecniche, ha portato il progetto Grinta e determinazione. Per tutto questo la ringrazio vivamente. Un grazie va sicuramente anche al Presidente della Commissione Sanità, Fabio Rizzi, oltre che a tutta la stessa Commissione. In mancanza di questi contributi non saremmo riusciti a raggiungere un progetto così completo e condiviso, speriamo. <ride> ringrazio la Giunta, il sottosegretario Ugo Parolo, l'assessore Mario Mantovani e ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto collaborando alla sua formazione. La scorsa estate c'è stato un, molti un moltiplicarsi di richieste di intervento di soccorso per il recupero di escursionisti in zone impervie. Soltanto perché presi da momento di panico o smarrimento. La maggior parte delle chiamate sono infatti conseguite a comportamenti superficiali, superficiali degli stessi richiedenti. Abbiamo tutti il diritto di recarci in montagna, e di fare passeggiate all'aria aperta e goderci le bellezze della natura che ci circondano, ma ogni attività deve essere effettuata con la giusta attrezzatura e la giusta competenza. Non si può sempre pretendere che altri arrivino in soccorso e risolvano la situazione per noi. Si deve avere sempre ben presente la propria, la propria imprudenza. Non è mai un evento a sé stante, ma coinvolge tutta la società di cui facciamo parte. Le mie perplessità hanno poi trovato riscontro nel confronto diretto con il direttore della Reu, il dottor Zoli, e qui ringrazio vivamente per il supporto tecnico al progetto. Le sue precisazioni hanno valorato le mie supposizioni, confermato le preoccupazioni, ossia che troppo spesso le richieste di soccorso si dimostrano prive del carattere dell'urgenza e della necessità e derivano da, da mera negligenza, imprudenza di persone che si avventurano in montagna in orari sbagliati, senza conoscenze e senza la corretta attrezzatura. In un primo momento, abbiamo pensato di proporre l'adozione del modello svizzero, ossia un servizio completamente a carico del danneggiato per ogni tipologia di intervento. Il sistema della Confederazione Elvetica funziona alla perfezione. Questo però perché tutti i cittadini hanno una copertura assicurativa che risponde anche al trasporto in elicottero. In effetti avremmo potuto usare di più, ma si sarebbe avrebbero presentate questioni non risolvibili in breve tempo, in quanto la copertura assicurativa non è obbligatoria e pertanto non è ancora estesa a tutti. Così abbiamo optato per un allineamento con le altre regioni alpine, il Veneto, il Trentino, la Valle d'Aosta, che hanno già riscontrato la medesima problematica e sono intervenute opponendo un ticket, quello che non vogliamo, a quelle chiamate che non risultano urgenti e a rischio di pericolo di vita. Ancora una volta vorrei ribadire la ragione principale che ha spinto a portare avanti questo progetto. Volevo che vi fosse un deterrente per invitare i cittadini a porre maggiore, maggiormente la loro attenzione alla prudenza. La richiesta è venuta anche da, da quegli stessi cittadini che la montagna la conoscono e la vivono e che proprio per questa ragione non possono tollerare la mancanza di buonsenso di tutti quei turisti. E quella gente che con la montagna hanno poco a che fare. Di certo l'utilizzo di un elicottero ha un costo elevato per il carburante, oltre che per l'impegno della squadra di soccorso con personale altamente qualificato. La questione però più importante è che, nel momento in cui il mezzo viene impiegato per il recupero di una persona che, avventurandosi per i boschi e i monti, si è smarrita oppure perché si è slogata una caviglia per. Avere indossato scarpe non adatte, lo stesso elicottero non potrà intervenire immediatamente da un'altra parte, nel caso in cui nel medesimo frangente vi sia una chiamata urgente nella quale qualcuno sia in reale pericolo di vita. Ognuno di noi potrebbe venirsi a trovare indifferentemente in una o nell'altra situazione. In questo caso la negligenza di uno mette a serio repentaglio la vita di un altro ed è proprio questa eventualità che vorrei evitare. Questa più di tutte è la questione che mi sta a cuore, responsabilizzare il cittadino, considerare che altri potrebbero avere maggior bisogno di soccorso e subire danni a causa di un comportamento errato. Il risparmio economico che ne deriva è soltanto una conseguenza positiva, ma non ci siamo mossi soltanto per far risparmiare denaro alla regione o per scoraggiare le gite in montagna. È un risparmio che comunque non va sottovalutato. La stessa applicazione della legge, oggi in votazione, infatti non comporta alcuna spesa per la Regione. Nel mio intento era ed è però quello di garantire maggior sicurezza agli escursionisti, di responsabilizzarli e di tutelarli, perché la montagna è un'esperienza bellissima che deve essere affrontata con serietà. Vorrei infine sottolineare con orgoglio la rapidità con cui è stato percorso l'ITER di Approvazione di questa legge. Il deposito del primo progetto infatti è avvenuto soltanto 9 ottobre 2014. Ringrazio anche il presidente Cattaneo che ha fatto correre la carta. Grazie al lavoro congiunto di tutti i gruppi, dopo solo cinque mesi siamo già in fase di approvazione. Il lavoro passerà ora alla Giunta, alla quale sollecitiamo già il rispetto delle tempistiche dei 120 giorni per la definizione delle tariffe in modo da poter applicare la legge già nella prossima stagione estiva. Da ultimo auspico una capillare e precisa informazione dei pericoli della montagna e delle misure di sicurezza da prendere, perché credo sia importante partire proprio dalla prevenzione degli infortuni, promuovendo la cultura della montagna e il rispetto delle regole. È un'informativa che dovrà essere sviluppata e promossa non soltanto tramite il Soccorso Alpino stesso e il CAI, che si ringrazia per il lavoro che svolgono, che già si è attivato in tal senso, ma un segnale forte sulla prevenzione deve essere portato avanti soprattutto nelle scuole. Per questo ultimo obiettivo chiediamo l'intervento e l'aiuto dell'assessore Aprea, che di sicuro converrà con noi l'importanza della promozione e della formazione per la sicurezza dei giovani. Grazie. Grazie consigliere Dotti. Hanno chiesto di intervenire i consiglieri Violi, Rolfi e Fanetti, che avranno la parola in questo ordine. La parola al consigliere Violi. Sì, noi abbiamo condiviso il percorso iniziale del progetto di legge. Parliamo di una problematica che nei territori montani si discute e si porta avanti da moltissimo tempo, e quindi crediamo che sia giusto intervenire su una problematica del genere. È giusto intervenire a tutela di chi fa delle chiamate per delle urgenze reali, perché sappiamo benissimo che le squadre di soccorso e i mezzi come gli elicotteri sono pochi sul territorio e quindi dovrebbero intervenire ed essere mirati a delle situazioni di reale urgenza. Pensiamo altresì però che... L'evoluzione del progetto di legge, quindi quando si è andati a inserire i, i concetti di imprudenza, di imperizia e di negligenza, rischino di ampliare troppo il panorama e non definirlo in modo abbastanza chiaro. Non definirlo in modo abbastanza chiaro diventa anche rischioso per un motivo banalissimo. Un incidente stradale per una persona che ha bevuto, allora inseriamo un principio che deve pagarsi il soccorso. Noi crediamo che. Il soccorso sanitario, perché di questo stiamo parlando, poi possiamo tentare di dividere il soccorso da sanitario e non sanitario, ma è sempre sanitario in montagna perché un banale mal di pancia in montagna può rischiare di essere pericoloso. Quindi io ho visto che ci sono stati dei tentativi sia da parte di alcune associazioni sia da parte anche, mi pare, del Partito Democratico, di differenziare le due piste, però sinceramente faccio fatica a vedere una differenziazione da persona che comunque ha vissuto e vive la montagna. È tutto intervento in ambito sanitario. Quindi, qua si è inserito un concetto di negligenza e di imperizia che rischia di essere davvero, veramente rischioso e oltretutto mette anche in condizione il soccorritore di doversi prendere carico di una responsabilità di decidere che cosa sia un comportamento negligente. Abbiamo sentito parlare prima dello scarpino: se lo scarpino è leggero, se lo scarpone, se aveva i ramponi, se aveva le racchette. Ma chiaramente non esiste nessuna legge o nessuna ehm, regola precisa e ferrea che definisce che cosa sia prudente o imprudente come atteggiamento. Possiamo fidarci sì al buon senso, ma credo che rischieremmo di dare delle responsabilità ai soccorritori che sinceramente io avendo li incontrati credo non vogliano assumersi, se ne prendono già a sufficienza uscendo, mettendo a repentaglio la propria vita spesso per andare a supporto di persone, che è vero spesso o comunque a volte fanno dei percorsi in modo imprudente, però diventa ad avere un campo di applicazione completamente indefinito, oltre che a dare spazio ad ampli e numerosi contenziosi che dubito poi la parte pubblica eh, sia in grado di vincere. Penso invece che ritornando a quello che è il campo sanitario, che è l'unico campo a mio modo di vedere applicabile, sarebbe interessante sì inserire un elemento che vada a limitare, le chiamate inopportune o improprie, perché è chiaro che se delle persone, perché si sentono leggermente stanche, stanno scendendo una discesa, fanno una chiamata e non è una reale emergenza, può darsi che nello stesso momento... In un altro luogo ci sia una reale emergenza, l'elicottero E1 esce e quindi magari va a intervenire su una persona che non ha una reale necessità, lasciando invece in condizioni magari di rischio della vita una persona che ha delle reali necessità. Quindi di inserire una barriera all'ingresso, di inserire un disincentivo alle chiamate inutili che ahimè in sono state numerose in passato è fondamentale. Noi per questo abbiamo inserito... Due, abbiamo presentato due emendamenti. Uno che va a togliere, come dicevo prima, tutta la parte dove si parla di negligenza, di imprudenza e di imperizia, perché poco definibili. E dall'altro, invece, l'inserimento di, di un ticket di una compartecipazione al costo, perché chiamiamola ehm, col suo nome, di 500 euro. Che secondo noi, guardando anche il panorama delle regioni che, che sono eh, al nostro fianco, sembrava una proposta interessante perché non obbliga magari delle persone di fronte a spese di copartecipazione, come ho sentito dire, al 50%, quindi sappiamo che degli interventi possono costare anche decine di migliaia di euro. Copartecipazione vuol dire che a quel punto una persona si trova magari in condizioni reali di necessità, ma nel dubbio si rischia di non chiamare e magari mettere a pentaglio la propria vita per, perché deve sostenere dei costi. Una copartecipazione fissa che sia comunque abbastanza alta perché comunque i 500 euro che ne abbiamo inserito, le riteniamo una cifra guardevole, possono essere una barriera per le chiamate eh, cosiddette inutili che mettono a repentaglio altre vite, quella dei soccorritori e quella delle persone che non possono essere soccorse perché i soccorritori sono appunto impegnati. In, in un altro soccorso magari non, non opportuno. Quindi secondo noi il principio generale che ispirava il progetto di legge inizialmente era ampiamente condiviso, così come molte popolazioni che vivono in ambienti montani e la maggior parte delle associazioni che lavorano e operano e fanno volontariato sui sentieri e che fanno soccorso alpino in stagioni invernali ed estive, però crediamo che se non si farà un passo in avanti, ovvero si andrà a escludere tutta la parte di negligenza e imperizia e quindi aprire davvero dei fronti, delle praterie interminabili e dei ricorsi anche nei confronti della pubblica amministrazione. E se non si andrà a limitare la fase di copartecipazione e noi possiamo inserirlo in legge perché anche questo vizio che ha preso il Consiglio di rimandare tutto a regolamenti di giunta. È una rinuncia alle proprie prerogative. Ecco, crediamo che se non si vada a modificare queste parti non potrà esserci appoggio del nostro gruppo a questo progetto di legge pur condividendone i principi iniziali. Grazie. Grazie consigliere Violi, si sono aggiunti anche i consiglieri Girelli e Ambrosoli. Alternerò interventi di maggioranza e di minoranza. La parola ora al consigliere Rolfi. Grazie presidente. Ma io penso innanzitutto che bisognerebbe fare una riflessione eh, aggiornata anche agli emendamenti depositati anche dalla relatrice che mi sembra vada a riformulare in maniera anche sostanziale delineando in maniera un po' più chiara e precisa quello che è appunto l'aspetto dell'articolo 3,2 andando appunto a prevedere e eh, e a limitare appunto l'intervento della compartecipazione ai casi di comportamenti imprudenti, quindi viene meno la negligenza, vengono meno elementi sui quali ci siamo confrontati, come ricordava anche il consigliere Violi, in commissione eh, parecchio, per andare a circoscrivere in maniera più precisa qual è l'ambito di intervento appunto della proposta di legge che oggi approviamo. Per cui ecco sintonizziamo le riflessioni e gli interventi sull'attuale, compreso anche gli emendamenti della relatrice. E sono frutto anche di una riflessione abbastanza ampia eh, che ha migliorato credo, il testo. Innanzitutto va detto che in questo provvedimento la regione Lombardia si allinea anche ad altre regioni, dando un po' a leggere quello che ha fatto la Val d'Aosta, quello che ha fatto il Veneto, peraltro il Veneto votando un progetto di legge, una legge all'unanimità. Con il contributo anche delle forze d'opposizione, dando maggiore discrezionalità peraltro il Veneto agli interventi che deve fare la Giunta e gli organi di soccorso, a differenza nostra che andiamo a limitare in legge il perimetro anche della scelta degli interventi di compartecipazione. Insomma, altre regioni hanno legiferato prima di noi riconoscendo la necessità non punitiva per chi va in montagna, si mancherebbe altre, e non limitativa al turismo montano, ma di andare a circoscrivere comportamenti sbagliati, peraltro diffusi, che comportano un eccesso di costo, innanzitutto per le casse pubbliche, un eccesso di pericoli impropri, di rischi che gli operatori del soccorso alpino devono appunto, assumersi per andare a soccorrere persone che hanno avuto comportamenti anche imprudenti, a volte anche sciocchi. Mi viene in mente qualche settimana fa... Eh, sui TG nazionali c'era una bella giornata, una bella domenica per andare a sciare, c'era l'allarme 4 addirittura per quanto riguarda appunto il rischio valanghe per, per i fuoripista e la giornalista che intervistava tutte le persone che andavano in montagna nonostante eh, eh, c'era questo allarme, questa ordinanza sindacale, gli operatori eh, invitavano a fare il fuoripista tutti che alla, alle interviste eh, come dire, eh, dichiaravano in maniera esplicita la volontà di farlo perché era una bella giornata, quindi comportamenti imprudenti, diffusi, che riescono di mettere in serio pericolo anche l'attività dei soccorritori, oltre ad andare a sottrarre gli elicotteri, che non sono un numero infinito in Lombardia, da interventi invece più importanti, più urgenti, a volte necessari per soccorrere la vita. Per cui un provvedimento giusto che abbiamo discusso a lungo lo testimonia anche gli ultimi emendamenti dell'attrice, per andare a circoscrivere in maniera più concreta e specifica, eh, appunto per la sua valenza importante, che deve essere anche educativo. Il proposto di legge parla anche e impegna anche la Regione a fare un'attività divulgativa eh, nei confronti della popolazione circa le regole che devono disciplinare appunto la vita di Montani, che già ci sono, e devono essere conosciute e anche noi dobbiamo impegnarci a farle conoscere. Ma L'elemento della compartecipazione è l'elemento più concreto che ci può essere al di là della promozione dell'educazione verso la montagna e le regole che la disciplinano per invitare in maniera preventiva comportamenti corretti perché questo è quello che capisce la gente se vogliamo essere concreti e, e, e sinceri. Per cui noi siamo eh, contenti di questo provvedimento, ringraziamo l'Elettrice per la passione e l'impegno che ha messo e i commissari che hanno. Lavorato in tal senso, condividiamo anche l'apporto dell'emendamento che citavo prima, perché va a circoscrivere in maniera precisa l'elemento dell'imprudenza, che deve essere appunto sanzionato anche quando questo comporta necessità e certamente gli ausci successivi, perché è necessario colpire questo se vogliamo fare in modo che ci sia appunto un atteggiamento, come dire, prudenziale e attento all'utilizzo della montagna. Grazie, grazie consigliere Rolfi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Girelli, a facoltà. Grazie Presidente, a mia volta vorrei cominciare con il dire che il fenomeno eh, segnalato eh, da, questo, da questo provvedimento è un fenomeno che ben conosciamo e che credo meriti l'interesse e l'attenzione da parte del legislatore regionale. Però sono altrettanto convinto eh, che la soluzione, la risposta che viene data ad un problema oggettivo non sia la soluzione adatta, crea confusione, introduca anche dei criteri, eh, diciamo di, uso un termine un po' forte ma per capirci, di ingiustizia nei confronti dei cittadini, ma soprattutto rischi di andare in direzione completamente opposta a quelle che sono la finalità della legge. Che vorrei ricordare è che la Regione valorizza le attività di soccorso e favorisce la prevenzione e la vigilanza sugli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, eccetera, eccetera. In realtà l'obiettivo dovrebbe essere quello di dare un rimando della montagna lombarda come luogo accogliente che invita la gente a frequentarla, non la tiene lontana, non la spaventa e crea dei percorsi educativi di accompagnamento e anche di messa in sicurezza e di tranquillità a chi in montagna va. Io credo che in realtà questo provvedimento che devo dire ha avuto una storia piuttosto tortuosa, perché è stato presentato in una forma, emendato pesantemente nel corso ecco, di queste settimane, con interventi anche molto diretti, da di parte appunto del CAI e di altre realtà associative, a dimostrazione proprio della difficoltà di andare a, a stenderne un, un, testo, un testo condivido. In realtà ponga due o tre questioni eh, che rimangono a nostro giudizio del tutto inaccettabili. Comincio. Dalla non differenziazione tra interventi di natura sanitaria e non sanitaria, mi dispiace che non c'è il collega Violi, però vorrei dire abbastanza chiaro che esistono interventi di natura non sanitaria. Un improvviso temporale. Una burrasca è un qualcosa che comunque da quel punto di vista mette in discussione la sicurezza dello scendere dalla montagna, non è un tema sanitario, non c'è nessuna emergenza sanitaria, vi è un'emergenza ambientale che mi sembra non ci sia bisogno di dire altro per fare un esempio. Magari l'attacco di panico può diventare un po' più oggetto di discussione se siamo nel campo sanitario eh, o altro, però ripeto il maltempo è evidentemente non sanitario e quindi il nostro giudizio andrebbe ben diviso a queste, queste due categorie. E per quanto riguarda l'intervento sanitario ci basterebbe rivolgerci a quanto già previsto nelle normative dell'intervento dell'emergenza urgenza, in base al codice di gravità e quindi anche la propriatezza dell'intervento o quant'altro, applicando quando previsto dal punto di vista di compartecipazione economica da parte eh, della persona della persona soccorsa. Esiste il tema dei comportamenti, eh, fra l'altro eh, previsti dal codice penale, della negligenza, dell'imperizio e quant'altro so che poi è stato emendato e tolto, vorrei solo richiamare che ritorno a questo, a questo tema, vi sono due problemi. Il primo chi stabilisce se è avvenuto un fatto di questo genere, un comportamento di questo genere, chi si assume la responsabilità? Secondo... Penso che sia abbastanza chiaro a tutti che non facciamo altro che aprire un contenzioso in caso di richiesta di risarcimento infinito. E se mi permetto di fare una facile previsione, difficilmente il soccorso sarà soccombente nel confronto di chi gli vada a chiedere la compartecipazione economica in un quadro normativo poco chiaro di questo, di questo genere. Ed allora, io dico, ecco, in aggiunta, dico anche questo rimando. Eh, forte alla Giunta nell'andare a normare e stabilire il preziario, uso un termine semplice anche un po' grezzo per capirci, estromettendo il Consiglio da ogni partecipazione da adesso in avanti, lo trevo proprio un ammainare la bandiera del nostro ruolo. Perlomeno prevediamo, anzi pretendiamo che vi sia un ulteriore passaggio in Commissione che abbia un potere perlomeno consultivo di indicazione e di merito riguardo a questioni di questo genere. Abbiamo previsto legge che lo chiediamo al CAI e non, a, e non al Consiglio, credo che, che la cosa non stia in piedi. Nel, nel merito, noi crediamo che il tema ci sia. La necessità e gli emendamenti che poi andrò a illustrare eh, nella fase successiva della discussione tendono appunto a precisare questi aspetti che prima ho enunciato, ma tende anche a aver chiaro un tetto di compartecipazione di spesa. Sul modello Trentino-Val d'Aosta, per capirci, molto diverso dal modello che prima richiamava il collega Rolfi, laddove vorrei ricordare a tutti è prevista una compartecipazione fino a 7500 euro. La conseguenza secondo me è duplice. La prima è tenere lontana la gente dalla montagna. La seconda è quella, nei casi di anche necessità, la paura di chi vive una situazione di forte disagio di chiedere l'intervento di un soccorso che non sa quanto inciderà sulle sulle sue finanze, sulla sua situazione economica, in un momento di forte crisi di difficoltà come questo, guardate, non è un fatto così, così poco significativo oltretutto, ma l'abbiamo detto un po' tutti questo, non stiamo parlando di un provvedimento teso a far cassa perché non è un esercizio che costa molto, è un provvedimento teso a fare educazione cambiamento e miglioramento della sicurezza dell'andare in montagna, secondo me seguendo le indicazioni che noi abbiamo, che abbiamo così messo sul tavolo otteniamo meglio questo risultato o meglio, otteniamo l'obiettivo che ci siamo dati che invece, ecco, a mio giudizio, nello svolgimento della discussione, nella presentazione del testo e degli emendamenti abbiamo, abbiamo un po' distorto e non abbiamo più focalizzato come ci sarebbe dovuto. Grazie consigliere Girelli. Ha chiesto di intervenire il consigliere Fanetti, ha facoltà. Grazie presidente. Eh, mi unisco ai ringraziamenti del consigliere Dotti che ha fatto eh, a chi ha proposto questo progetto di legge e a chi si ha lavorato. Io penso che oggi, dopo quanto ho sentito dal collega Girelli, si potrebbe intitolare il prossimo titolo dei giornali La montagna impaurita dalla legge regionale. Non vogliamo più lasciare andare in montagna nessuno, vogliamo impaurire la gente. Non penso che sia questa la finalità della legge. La finalità della legge è quanto appunto ha detto il consigliere Girelli verso il termine del suo intervento che è quello di cominciare a creare cultura nell'affrontare quello che sono le asperità della montagna. Perché è importante e fondamentale che si crei questa cultura. Si crei questa cultura e si indichi alle persone anche attraverso se si vuole il pagamento di un obolo in relazione agli interventi che sono fatti, ma perché deve fare da deterrente, ma deve fare da deterrente non per la frequentazione della montagna, deve fare da deterrente sul fatto che io se affronto la montagna devo avere delle attrezzature idonee, non posso salire a 1800-2000 metri su un sentiero dove c'è una certa asperità con l'infradito, concedetemi, questo penso che... Molta gente lo fa perché chi frequenta i sentieri di montagna, ve lo dice uno che un po' di escursioni le fa, si trova magari in situazioni in cui si trova la gente che percorre i sentieri con le ciabatte. Ma poi diciamoci un'altra cosa: noi stiamo pensando ai rischi che un cittadino corre ad affrontare zone imperbie in montagna, dove questo cittadino ha fatto una scelta, e non pensiamo ai soccorritori sia dipendenti della Reu sia volontari che devono intervenire per questo cittadino che si trova in condizioni di disagio che poi saranno da valutare ecco allora pensiamo anche a queste persone pensiamo anche a queste persone che sono padri di famiglia che si trovano a dover intervenire magari in situazioni appese a una corda in elicottero non so per esempio sulla parete del sentiero numero 1 del Baitone dove uno magari ha voluto impropriamente dimostrare di avere delle capacità di arrampicato. Ecco, il mio intervento non è teso al fatto di far paura a intervenire sulla montagna, ma bensì a fare in modo che questa legge, seppur perfettibile con gli emendamenti che saranno, sono stati presentati e che saranno anche da parte della relatrice analizzati, sia un impegno a fare in modo che nasca questa cultura dell'andare in montagna. Guardate, il fatto di far nascere la cultura penso che sia importante, però non possiamo condannare un'azione che oggi viene fatta per innescare questo principio culturale, ma bensì dobbiamo approfittarne per fare in modo che questo sia il seme che fa crescere questo. Che faccia crescere la simbiosi di chi affronta la montagna ma la montagna in modo sicuro. E mi avvio alla conclusione del mio intervento citando uno slogan coniato da un progetto della provincia di Brescia e di Bergamo, dalla loro protezione civile, che sosteneva in montagna con i piedi e con la testa, quindi importante è questo e dopo troviamo tutte le sfaccettature, tutte le applicazioni giuridiche per le interpretazioni, seppur sentite anche giustamente dal consigliere Girelli e il consigliere Violi su alcuni aspetti che sicuramente troveranno la loro collocazione all'interno di questo progetto di legge, poi sappiamo una legge viene fatta, si raccoglie il feedback della legge e la legge può essere anche modificata e rifinata noi uomini di montagna, noi persone che oggi legiferi in questi termini cerchiamo di usare quello che è lo scopo di questo progetto di legge che è quello di creare la cultura di andare in montagna in sicurezza e non ribaltiamo la situazione dicendo questo qui è uno strumento per privare la frequentazione della montagna perché io se ti trovo fuori posto ti faccio pagare. Sarebbe un atteggiamento sbagliato e un atteggiamento dannoso per le realtà montane. Grazie. Grazie consigliere Fanetti. Ha chiesto di intervenire il consigliere Ambrosoli Grazie signor Presidente. La mole di emendamenti, anche ad opera della maggioranza e della stessa relatrice, presentati dopo il passaggio in Commissione, la dice lunga sulla confusione che caratterizza questo progetto di legge. Consigliere Dotti, la rapidità dell'iter di approvazione non è forse, a guardare il numero di emendamenti e le radicali correzioni che anche quello a firma della consigliera Magoni propone, una medaglia di cui fregiarsi, anche in considerazione delle forti critiche mosse dai principali responsabili, anzi i massimi responsabili, del soccorso alpino a questa legge. Confusione aleatorietà. Attenzione alla prevenzione solo pressoché attraverso lo spauracchio della compartecipazione alla spesa sono elementi che ancora caratterizzano questo progetto di legge e sui quali francamente riuscire a trovare una sintesi con gli emendamenti proposti risulta molto difficile. Si è chiaro, tutte le finalità sono perfettamente condivise da tutti, penso i presenti in aula, non c'è una differenza tra opposizione e maggioranza nel dire che bisogna rendere gli utenti della montagna più responsabili è lo strumento scelto e soprattutto il bilanciamento fra gli strumenti scelti che appare totalmente sbagliato a nostra opinione. Appare sbagliato perché si investe quasi esclusivamente sullo spauracchio della sanzione rispetto che sullo strumento della formazione, che è quello fondamentale perché se vediamo andare delle persone in montagna con le infradito è perché non hanno consapevolezza dei rischi verso i quali stanno indirizzandosi, non perché non hanno paura di dover pagare una sanzione. Non hanno idea di che cosa voglia dire affrontare un ghiaione o più semplicemente un sentiero sconnesso con quelle calzature. E la stessa cosa succede anche in inverno per tanti che imprudentemente decidono di affrontare delle discese in fuoripista senza avere la più pallida idea di che cosa voglia dire prevedere una valanga, di quali siano le condizioni meteorologiche che le rendono assolutamente probabili anche in una bellissima giornata di sole, per richiamare l'esempio al quale aveva fatto prima riferimento il consigliere Dotti, Rolfi. Orbene, imprudenza, sopra, sopra, sprovvedutezza, sovrastima delle proprie forze. Sono alcune delle espressioni, anzi delle caratteristiche che ha detta della relatrice, eh, si vuole cercare di ehm, contenere nei, negli utenti della montagna. Ecco, proprio sulla sovrastima delle proprie forze, signora relatrice, signor Presidente, mi si è permessa un'osservazione che certamente ha del banale, ma forse non così tanto se ancora dobbiamo confrontarci con questo testo di legge. La percezione del rischio anzi la percezione di sé in relazione a un rischio, è qualcosa che ha un contenuto di carattere psicologico, la paura, che in montagna, come insegnano i grandi alpinisti, va ascoltata. Se noi poniamo un freno all'idea, all alla possibilità per ogni utente della montagna, anche con lo spauracchio della sanzione, ad ascoltare la sua paura, e lo poniamo nella condizione di scegliere fra affrontare una discesa della quale ha paura perché ha sbagliato, ok, ha sbagliato ad affrontare quella discesa della quale ha paura, con il rischio di dover pagare se non la vuole affrontare, se non a seconda la sua paura, Un, eh, una partecipazione significativa alla spesa in ragione di una sua chiamata di soccorso, beh, allora noi quello che stiamo contribuendo a determinare è un rischio per l'incolumità della persona. L'equilibrio in questo progetto di legge tra la parte rivolta a responsabilizzare con lo spauracchio e la parte invece rivolta alla formazione degli utenti della montagna, alla identificazione magari nei punti di partenza dei sentieri o negli nei punti di partenza delle passeggiate che nei luoghi alpini sono sempre quelli, si parte dalla piazza del paese, di persone che siano nella condizione di aiutare gli utenti della montagna a capire se il percorso che hanno deciso di svolgere è un percorso per il quale sono attrezzati dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico o meno, se non incentriamo l'attenzione su questo, allora scusate non stiamo facendo prevenzione ma stiamo semplicemente creando i presupposti per delle nuove condizioni di pericolo. Grazie. Grazie, Consigliere Ambrosoli. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario Gallera, Nea Facoltà. Grazie, Presidente. Ma intanto mi sembra che il fatto che oggi se ne parli e che tutti abbiano sottolineato che l'argomento era un argomento importante, che necessitava di un intervento legislativo, di una normativa che in qualche modo ponesse dei paletti, è merito del, della relatrice Magoni e del consigliere Dotti che hanno voluto questa legge. Se no, al di là delle tante parole, noi oggi non saremo ad affrontare un tema che a detta di tutti era un tema che necessitava della nostra regione di una, uh, di una disciplina, di fare chiarezza, di indicare dei percorsi, delle norme e delle... Eh, dei comportamenti che devono essere adottati e tenuti. È stato detto da chi mi ha preceduto, dal consigliere Rolfi, che altre regioni ehm, si sono già, hanno già compiuto interventi legislativi in questo senso e sono andati in questa direzione. Io non so se sarebbe giusto, in un, cioè in un paese che poi ognuno che va in montagna avesse accanto qualcuno pagato dallo Stato che lo aiuta a camminare e a seguire, io non lo so. Uh, for, se avessimo risorse illimitate penso che non sarebbe neanche in quel caso la cosa migliore, ma oltretutto le risorse non sono illimitate e allora noi dobbiamo dare la consapevolezza a tutti, alle istituzioni e ai cittadini che ogni volta che facciamo un intervento sottraiamo, ritardiamo un intervento che si fa nei confronti di qualcun altro. Questo è un dato di fatto imprescindibile, questa è una situazione chiara ed evidente e allora in questo caso bisogna sicuramente dare delle indicazioni. Io da liberale penso che il principio della responsabilità dell'individuo sia un principio cardine. Non penso che le istituzioni debbano educare, le istituzioni debbano informare, le istituzioni debbano mettere nelle condizioni ognuno di avere consapevolezza di come ci si muove o di avere la possibilità di assumere questa consapevolezza. Io francamente faccio fatica oggi eh, a immaginare, a pensare qualcuno che in maniera inconsapevole sale le montagne con l'infradito pensando che quello sia l'atteggiamento giusto. O che si impervia su un sentiero senza neanche aver chiesto informazioni alla Proloco o, al, o, o, o a qualche rifugio rispetto alla difficoltà di un, eh, di un percorso, non abbia guardato sui propri supporti informatici, non abbia guardato una guida, non abbia comprato una piantina che segna le difficoltà dei percorsi. Allora Francamente attribuire o addossare chissà quali compiti e responsabilità alle istituzioni rispetto alla necessità di educare chiunque si avvicini alla montagna perché in qualche modo potrebbe sbucciarsi una gamba e la responsabilità è delle istituzioni, a me sembra un ragionamento difficile. Si è voluto ascoltare tutti. Forse molti emendamenti sono anche, consentite di dirlo a me che non faccio parte della Commissione o che ho seguito un po' in maniera laterale i lavori su questo PDL. Sono anche forse un po' della superficialità con cui quasi tutti si sono approcciati, perché se in commissione è stato alla fine approvato senza discussioni all'unanimità e poi le riflessioni sono venute fuori soltanto all'ultimo minuto, gli emendamenti. Gli emendamenti. Allora forse eh, All'inizio non si era affrontato con la necessaria puntualità questo, ehm, questo, questo PDL. Non lo so, forse alcuni colleghi non avevano colto la, la dimensione e l'importanza che i relatori e i, i, i proponenti volevano portare. Può anche essere. Sta di fatto che oggi noi siamo a discutere un PL importante, che gli sforzi anche emendativi fatti dalla relatrice sono frutto di un intenso ascolto delle associazioni, un segno importante, ma anche poi di chi come Areu deve poi gestire questo servizio e quindi in qualche modo deve garantire la fattibilità e la compatibilità dell'efficacia degli interventi con l'economicità degli stessi. Quindi, eh, a me sembra che oggi, anche con un po' di coraggio, perché forse sarebbe stato più facile non affrontare questo tema, lasciarlo di lato, evitare qui di avere alcuni che pontificavano e altri che magari ponevano criticità anche giuste, eh, invece si è voluto mettere al centro un tema importante che è quello di garantire a chi ha bisogno un servizio efficiente, efficace e che salvi la vita e a chi in qualche modo non ha bisogno garantirglielo ma prevedere il fatto anche che eh, sia partecipe anche di un suo comportamento che possiamo in qualche modo definire leggero. La forza della legislazione regionale è data dal fatto, rispetto a chi oggi ci vuole togliere competenze e forze, che in tempi brevi noi possiamo anche andare a correggere o a puntualizzare o a rettificare alcuni interventi legislativi lì dove ci rendiamo conto che necessitano di alcuni correttivi. Allora noi oggi affrontiamo un tema, eh, dopo gli emendamenti e l'equilibrio che si troverà approviamo una disciplina, nulla toglie che da qui a, 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 ad un anno, ad un anno e mezzo, dopo una prima tutti ci rendiamo conto che è necessario specificare in maniera diversa alcune voci o introdurre alcuni concetti, lo potremmo fare in 3-4 in mesi come è successo oggi, il pensare di mettere oggi una definizione che sia il più esaustiva possibile rispetto alla leggerezza, cioè all'imprudenza, all'imperizia, alla negligenza o quant'altro affinché si tuteli solo, eh, colui che cioè, non si tuteli colui che è assolutamente consapevole del proprio comportamento, educato dalle istituzioni nella maniera migliore, nonostante questo si avventura senza avere gli strumenti adatti e su percorsi a lui non adeguati, a me sembra molto difficile. E facciamo un passo. Lo facciamo anche nella consapevolezza dell'importanza della, 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 della legge che andiamo a fare, nella consapevolezza mi sembra di un ruolo di ascolto che è stato ampio, nella consapevolezza anche dei limiti che ognuno di noi può avere nell'andare a, a disciplinare ehm, temi così anche particolari, ma anche penso con la, il senso di responsabilità del fatto che stiamo cercando di fare qualcosa di buono per chi va a montagna e per chi vive la montagna. Grazie. sono aggiunte le richieste di intervento dei consiglieri Barboni e Baldini. Invito, se ci sono altre richieste di intervento di discussione generale, a prenotarsi adesso, dopodiché chiuderò le prenotazioni. La parola al consigliere Barboni. Grazie, Presidente. Beh, intanto, alla luce di quanto è già stato espresso, ma soprattutto alla luce anche dei continui emendamenti che stanno arrivando sui banchi dei consiglieri regionali, dopo i 37-38 che già erano depositati, io penso che noi pensiamo che sia più opportuno eh, che questa proposta di legge venga rimandata in Commissione quantomeno, perché l'ultimo emendamento che ci è arrivato è sostanzialmente il rifacimento completo dell'articolo 3. E, 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 su quattro articoli de, della proposta di legge. Io invito davvero gli estensori, il relatore, e, e, a rimandare in commissione questa norma, questa proposta, affinché dalla commissione esca fuori un qualche cosa davvero di concreto e di, eh, chiamiamolo appena appena un po' più saggio, di quello che non è eh, questa eh, proposta di legge. E assieme volevo anche, volevo anche mh, assicurare il sottosegretario Gallera il collega Gallera eh, che eh, non tutti i consiglieri hanno preso, eh, eh, voglio dire, si sono approcciati a questo PDL eh, con l'idea di essere una brigata perché il Partito Democratico già in Commissione l'ha bocciato, ma proprio per le ragioni che sto eh, ripetendo adesso e che tutti i miei colleghi consiglieri del PD ovviamente eh, potranno fare e eh, ripetere dopo. L'altra cosa che ci terrei è che eh, in un'aula consigliare come l'aula di Regione Lombardia cioè si smetta di dire che qualcuno va in montagna con l'infradito. Guardate io, in 57 anni, non mi è mai capitato di vederne uno in montagna con l'infradito, che sia anche un esempio, ma è un esempio che non calzerà mai. Se vogliamo parlare seriamente parliamo che il servizio di 118 finora, 112 oggi, ha sempre operato eh, nelle assistenze agli infortuni di, monta di montagna in maniera egregia e in maniera assolutamente eh, eh, buona. Per cui cioè, non capiamo e non riusciamo a capire e ci piacerebbe anche avere eh, il raffronto fra quanti interventi sono stati fatti in assenza di esigenze di pronto soccorso rispetto invece all'intervento fatto perché qualcuno voleva andare a farsi in giro in elicottero sulle montagne. Ecco, noi crediamo che eh, portare una proposta di legge così Addirittura eh, eh, completamente stravolta eh, eh, dagli emendamenti, eh, ci sembra una cosa che non sia assolutamente per noi, non certamente né approvabile né sostenibile. Per cui, eh, davvero, chiedo. Eh, chiedo al relatore e chiedo agli estensori della legge che questa proposta venga eh, rimandata eh, in Commissione e la Commissione, come sempre fa per la verità, faccia seriamente un lavoro di revisione di questo articolato e di questa proposta di legge. Grazie Consigliere Barboni. Eh, per quanto riguarda gli emendamenti, sono stati distribuiti gli emendamenti aggiuntivi. Come avevo annunciato in apertura di seduta gli emendamenti erano 37. Siamo ora arrivati a 41, in particolare l'emendamento numero 41 è integramente sostitutivo dell'articolo 3, che è quello su cui si concentra il maggior numero di emendamenti. Credo che sarà opportuno che la relatrice lo illustri, anche se non mi sta ascoltando, prima della fine del dibattito generale. Eh, ricordo anche che diversamente da come ha detto nell'intervento il sottosegretario Gallera... Nella lettera di trasmissione all'Aula il Presidente della terza commissione dà atto del fatto che il provvedimento è stato approvato in commissione a maggioranza e non all'unanimità. La parola alla Consigliere Baldini. Sull'ordine dei lavori si deve prenotare, Consigliere Ambrosoli, però. Cosa vuole dirci sull'ordine dei lavori? Ricordare che il nostro regolamento prevede la situazione che stiamo vivendo, cioè di un progetto di legge che arriva con una marea di emendamenti che vengono presentati anche nel corso della seduta e che, se non sbaglio, l'articolo 89-90, direi, e in questa circostanza forse l'Aula abbia la possibilità di, prendere, di cogliere l'occasione di un ulteriore approfondimento. Quando la stessa relatrice propone nel corso della stessa mattinata diversi emendamenti sullo stesso articolo, forse è opportuno riguardare un attimo l'impianto complessivo della norma in Commissione. Grazie. Sì, questa è una facoltà che è lasciata dal regolamento. Nelle mani dei capigruppo, quindi se qualcuno lo volesse proporre deve chiedere la convocazione di una conferenza urgente dei capigruppo per valutare l'eventuale rinvio in commissione. Devo anche eh, segnalare con la stessa neutralità con cui ho fatto le considerazioni precedenti che gli emendamenti presentati in Aula sono solo quattro. I 37 eh, precedenti erano stati depositati nell'ambito dei tempi previsti dal nostro regolamento. La parola alla Consigliere Baldini, concludiamo comunque la discussione generale. Prego. Grazie Presidente. Io penso che questo provvedimento parte dal concetto di responsabilità in materia di soccorso alpino e penso che sia davvero un esempio che andrebbe esteso a tutto ciò che è soccorso sanitario. La bontà di questo PDL dovrebbe essere certamente accompagnato da una maggiore educazione preventiva. Perché sappiamo che chi va in montagna dovrebbe essere in grado di sapere con precisione dove può spingersi e dove non può spingersi. E penso che non sia vero quello che dice il consigliere Barboni, che le persone non seguono le regole in maniera scrupolosa. A volte ci sono lacune nell'informazione: la montagna è un luogo che ha una morfologia molto particolare, richiede un'attenzione da parte di tutti gli utenti, un'attenzione veramente molto elevata. Con l'approvazione di questo provvedimento ci apprestiamo a fare un notevole passo avanti in materia di sicurezza. Ora c'è la necessità di partire con un'azione forte di promozione della sicurezza e di prevenzione dei rischi. Dobbiamo essere certi, ad esempio, che sulle nostre Alpi vi siano cartellonistiche adeguate, le più uniformi possibili, e spingere verso un miglioramento nella formazione dei già eccellenti operatori della montagna. Io quindi per, questa, per questo PDL dichiaro subito il mio voto favorevole. Grazie. Grazie. Io ho l'aggiunta di due richieste, dopodiché ho chiuso le prenotazioni, che sono quelle dei consiglieri Girelli e Brambilla, la discussione generale. Eh, Sull'ordine dei lavori? Allora, prego, consigliere Girelli. Sì, Presidente, lei richiamava anche su sollecitazione del collega Ambrosoli il fatto eh, di poter valutare il rimando in Commissione. Eh, io vorrei dire che è vero che eh, è nella storia di questo Consiglio, ahimè io dico nella storia non felice di questo Consiglio, di vedere i provvedimenti continuamente emendati in aula invece che arrivare eh, con una proposizione definita in Commissione. Però in questo caso noi stiamo esaminando... Un eh, progetto di legge eh, che è composto eh, da quattro articoli e la legge, se dobbiamo proprio dire dove sta, è nell'articolo 3. Noi mentre ne stiamo discutendo in aula ci troviamo un emendamento che di fatto sostituisce completamente l'articolo 3. Tutti gli emendamenti che sono stati presentati riguardano l'articolo 3, la dico in maniera un po' esasperata, però di fatto rischiamo di discutere una legge che non è la legge che abbiamo visto depositata in prima istanza, che abbiamo visto trasformare in emendamenti in commissione, che abbiamo visto entrare in aula che stamattina abbiamo visto emendare, subemendare e definitivamente emendare nei corsi della seduta. Io credo che anche come, come consiglieri vi sia la difficoltà oggettiva di fare una valutazione nel merito, di sapere cosa stiamo votando, perché per usare le parole del collega Fanetti è vero che bisogna andare in montagna con la testa, però credo che bisogna anche votare con la testa e con la consapevolezza di cosa si sta vofatando. Io credo che con questo metodo difficilmente questo oggi possa avvenire. Con la stessa consueta oggettività devo ricordare al consigliere Girelli, tanto che sono stati presentati 10 emendamenti all'articolo 2, due emendamenti all'articolo 1 e due emendamenti all'articolo 4. Quindi è vero che l'articolo 3 è quello che raccoglie la maggior parte degli emendamenti, erano 21, adesso sono almeno 22, ma non esaurisce tutti gli emendamenti. Dopodiché la prassi di presentare emendamenti sostitutivi è già stata utilizzata da questo nostro Consiglio anche per raccogliere considerazioni che sono contenute negli emendamenti presentati in Aula. Quindi io credo che sia opportuno adesso consentire alla relatrice che ha firmato l'emendamento 41 di illustrarne il contenuto, non prima però di avere completato la discussione generale. Io ho ancora una richiesta di Ibrambilla e poi dell'assessore Mantovani. Prego. No, Presidente, io per le ragioni che ha illustrato bene prima di me il consigliere Girelli chiedo ai sensi dell'articolo 90 del regolamento la convocazione della conferenza dei presidenti dei gruppi e che questa valutazione circa l'opportunità del rinvio in Commissione sia eh, sottoposta all'esame dei presidenti dei gruppi consigliari. Su questo devo una precisazione, l'articolo è il 90 e non il 91, e l'articolo 90 stabilisce due fattispecie: la sospensione della discussione di un progetto di legge e il rinvio in commissione. Sono due fattispecie diverse per le quali ci sono due procedure diverse. Per la sospensione dell'esame del progetto di legge occorre la riunione dei capigruppo, come dicevo prima e occorre che la riunione dei capigruppo si pronunci con la maggioranza dei quattro quinti, perché il regolamento fa riferimento all'articolo 23,6. Quindi ci deve essere praticamente la condivisione amplissima nell'Aula per la sospensione. La seconda fattispecie, che è quella del rinvio in Commissione, invece è nella facoltà del Consiglio. Quindi il rinvio in commissione richiede una votazione dell'Aula che è a maggioranza semplice. Se l'Aula, come è già avvenuto anche in questa legislatura, dispone il rinvio in commissione, lo può fare con una votazione a maggioranza semplice, ma per questa non è richiesta necessariamente la convocazione del capigruppo. Quindi io procederei, in ogni caso come suggerivo, consentiamo l'intervento della Giunta richiesto all'assessore Mantovani e la replica. Del relatore per illustrare anche l'articolo 41, l'emendamento 41. Successivamente eh, valuteremo come procedere anche in caso di conferma della richiesta che è stata formulata, eh, che può essere, però l'ho preciso, o una richiesta di convocazione di capigruppo per praticare quanto disposto nella prima parte del comma 1 dell'articolo 90, cioè la sospensione, o una richiesta di voto dell'Aula, la quale non richiede necessariamente, non presuppone necessariamente una riunione dei capigruppo per il rinvio in Commissione. La parola ora all'assessore Mantovani. Sì, grazie Presidente. Direi che la Regione Lombardia valorizza e favorisce la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio sia delle attività sportive che escursionistiche, comprese quelle svolte in montagna, quelle svolte in ambito speleologico e eh, quelle in speleo subacqueo e ogni altra attività praticata sul territorio prealpino e alpino della Lombardia. Il soccorso e il recupero di persone infortunate o in situazioni di emergenza costituisce altresì un obiettivo regionale di primaria importanza, ma va tenuto conto che i soccorsi in montagna non sono assimilabili agli interventi di soccorso che prevedono la classificazione in termini di codici colore come nei pronti soccorso di Regione Lombardia e il conseguente pagamento del ticket per i codici di minore gravità. In montagna anche un codice verde può richiedere comunque l'intervento dell'elisoccorso. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 che è un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza. Gli oneri degli interventi di soccorso e di eli sono già a carico del cittadino, se non sono seguiti da ricovero o da accertamento presso i pronti soccorso. Tale disposizione è ad oggi difficilmente applicabile e non è mai stata richiamata da disposizioni regionali in Regione Lombardia le attività di soccorso sanitario, compreso l'elisoccorso, sono svolte da Areu, che in ambiente impervio o ostile, montano e ipogeo, si avvale della competenza e del supporto tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sulla base di un'apposita convenzione. L'introduzione di tecnologie sempre più innovative, il potenziamento complessivo delle risorse umane, hanno inevitabilmente comportato un aumento dei costi generali del sistema dei soccorsi. Nonostante in Regione Lombardia i corsi del servizio di emergenza sanitaria territoriale siano tra i più bassi in assoluto rispetto a sia quelli dichiarati da altre regioni italiane che in altri paesi europei, grazie ad una gestione razionale delle risorse, ma soprattutto grazie al significativo contributo offerto dalle associazioni del terzo settore e rimane un dovere del sistema utilizzare nel modo più appropriato ed equo possibile un così rilevante investimento di risorse. Per rafforzare i principi di appropriatezza, efficienza ed efficacia di cui al punto precedente, in analogia a quanto già da tempo introdotto in diverse altre regioni e paesi europei, si ritiene doveroso individuare anche in regione Lombardia le situazioni che impongono l'introduzione di una quota di compartecipazione alla spesa del servizio reso e sostenuto dal servizio sanitario regionale. Quanto, quando un cittadino mette a rischio sia la propria incolumità che quella delle squadre di soccorso eh, sanitario e tecnico, deve essere consapevole che nel momento in cui queste situazioni non esitano in un vero e proprio soccorso sanitario, la compartecipazione alla spesa è dovuta. Facciamo l'esempio delle informazioni sulle condizioni meteo avverse che vengono sempre preventivamente divulgate. Se un cittadino si avventura in un ambiente impervio o ostile nonostante gli alert e deve essere soccorso mettendo a rischio se stesso e i soccorritori, è giusto prevedere, pur senza intenti di penalizzare gli escursionisti, una quota di compartecipazione alla spesa. Che sarà comunque molto ridotta rispetto ai, corsi, ai costi effettivi e tale compartecipazione ha il solo scopo di agire sulla popolazione, quale modalità educativa e deterrente nei confronti dell'utilizzo di risorse umane e tecniche molto importanti. E solo in ultima analisi ha l'obiettivo di contribuire alla sostenibilità degli interventi di soccorso senza incidere in modo significativo sulla collettività. Va anche considerato che molte delle situazioni di qui sopra si svolgono in un ambiente alpino, impervio, ostile e a questo proposito deve essere considerato che il soccorso o il recupero di persone in questi ambiti richiede l'impegno di componenti sanitarie e tecnico-alpinistiche, spesso congiuntamente a mezzi ed equip aeronautiche in delicati e complessi interventi. Che, oltre a rilevanti costi organizzativi e alle procedure meticolosamente seguite per ridurre al minimo i rischi, sempre espongono le equip di soccorso ad un qualche rischio aggiuntivo per la propria incolumità. Il soccorso in tali situazioni e, di e attività deve prevedere una quota di compartecipazione alla spesa, anche qualora lo stesso sia effettuato dalla sole com sola componenza tecnica alpinistica la cui spesa è comunque sostenuta da Regione Lombardia. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, se approvata, sentita la Reu, definirà il piano tariffario dei servizi di soccorso. Si prevede una riduzione delle tariffe del 30% per i residenti lombardi e i proventi che si stima di, inoltrare anche se la di introitare, anche se la previsione dipende da tariffe che verranno adottate, potrebbe ammontare intorno ai 25.000 euro. Grazie. Grazie. Allora io chiederei intanto alla eh, relatrice di eh, intervenire per illustrare l'emendamento 41 all'aula che credo meriti di essere illustrato prima della conclusione. Io ho una richiesta anche del consigliere Stefano Bruno Galli su che cosa? Che avevo chiuso le prenotazioni alla discussione generale. Sì, solo per chiederle un quarto d'ora di sospensione dei lavori per valutare bene l'inserimento di questi emendamenti. Sì, io però farei illustrare alla relatrice l'articolo, l'emendamento 41 e poi accetterei la richiesta di una sospensione per consentire un confronto. Quindi pregherei la relatrice di illustrare l'emendamento 41 e poi provvederemo a sospendere la seduta. Grazie Presidente. Questo ennesimo emendamento nasce proprio con la volontà di racchiudere tutto ciò che è nato attorno a questo difficile l'articolo 3 che ha messo in discussione tutta l'Aula. L'articolo 3 viene così sostituito. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale sia riconducibili alle disposizioni di cui l'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 92 gli interventi di soccorso e di eli soccorso in ambiente impervio ostile, comprensivi di recupero e trasporto, sono soggetti ad una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato se richiesti da quest'ultimo o riconducibili ad esso e qualora non sussistano necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso o il soccorso sia necessario a causa di comportamenti imprudenti. 3. La classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita alla sala operativa regionale emergenza urgenza 118 che effettua l'intervento in coordinamento con l'equipe di soccorso sanitario. La Giunta regionale, entro 120 giorni all'entrata in vigore della presente legge, sentita a REU, stabilisce il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario e definisce la quota di compartecipazione alla spesa in base ai seguenti criteri. A. Previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al 50% del costo effettivo del servizio. B. Riduzione del 30% a favore dei residenti in Lombardia. C. La compartecipazione è dovuta anche quando il soccorso è effettuato dalle sole squadre a terra del CNSS e a giudizio della SOR del 118 non sono necessari accertamenti o prestazioni in pronto soccorso. Grazie. Bene, eh, alla luce della richiesta del consigliere Gagli la seduta è sospesa fino alle ore 12. Consigliere Brambilla, su, prego. Prima. Avevo fatto formale richiesta di convocazione alla conferenza dei presidenti dei gruppi ai sensi dell'articolo 90, quindi devo intendere che la mia richiesta non viene accolta? Deve intendere che la sua richiesta verrà rivalutata al termine della sospensione richiesta dal consigliere Galli che mi sembra finalizzata a verificare se ci sono le condizioni per condividere il testo degli emendamenti che sono stati presentati o eh, modifiche differenti che permettano di procedere nei lavori, qualora alla fine... Della sospensione, dovessimo constatare che questo non è avvenuto, Lei potrà rinnovare la richiesta di convocazione del Capigruppo. Credo che sia più opportuno permettere a tutti, maggioranza e minoranza, un momento di tempo per approfondire meglio i contenuti degli emendamenti e valutare quindi con coscienza più avveduta come procedere nel corso della seduta. Per cui, questa valutazione la rifaremo alle ore 12. La seduta naturalmente è sospesa fino alle ore 12 come avevo anticipato in precedenza. Allora colleghi possiamo riprendere la seduta. La sospensione è stata più lunga del previsto ma ha portato ad alcune considerazioni che mi sembra consentano di poter procedere nei lavori. Allora, ricordo che siamo ancora in fase di discussione generale. Prima di chiudere la discussione generale darei la parola alla relatrice per illustrare l'esito della sospensione degli accordi presi durante la sospensione dei lavori, così da consentire poi l'inizio delle votazioni avendo un quadro più chiaro di quali sono le valutazioni politiche che sono state fatte la maggioranza e la minoranza insieme durante la sospensione. La parola alla relatrice. Grazie Presidente. L'esito dell'incontro ha fatto con i capigruppi ha fatto sì che riformulassimo l'emendamento 41 al comma 2 articolo 3. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso in, amb in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti ad una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato se richiesto da quest'ultimo o riconducibile ad esso la compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente mi sembra però eh, che siano state altre valutazioni e altre decisioni assunte nel corso della sospensione forse è utile che vengano illustrate anche queste all'aula Chiedo scusa Presidente, credo che il sottosegretario Gallera abbia presentato un ordine del giorno. L'emendamento di Girelli, che ah, sì. di verrà discusso poi ancora in Commissione. Del piano Allora, eh, chiedo per cortesia se è possibile informare l'Aula in maniera un po' più puntuale. Io intanto informo che è stato presentato l'ordine del giorno 539 a firma Gallé. Eh, sì, non può essere firmato da Gallera, deve essere firmato dai capigruppo. Quindi è firmato dal capogruppo Stefano Bruno Galli, come prevede l'articolo 85 del regolamento. Eh, è un ordine del giorno molto breve che eh, prego gli assistenti d'Aula di distribuire a tutta l'Aula e che naturalmente poi verrà illustrato. Eh, ho visto che il consigliere Girelli ha fatto un cenno, vuole? Sì, prego, la parola al consigliere Girelli. Ecco, grazie presidente. Il richiamo che faceva la, la collega Magoni è relativamente al fatto che mh, nel. La riscrittura dell'emendamento 41, che fra l'altro credo che debba essere riconsegnato perché è stato ulteriormente modificato rispetto, mi sembra di aver capito dalla lettura, rispetto a quanto ci è stato distribuito, eh, faceva decadere un, eh, un nostro emendamento, esattamente il numero 18, che faceva riferimento al comma quinto dell'articolo 3 che nella riscrittura è scomparso relativamente al passaggio in commissione. Eh, per quanto riguarda il tariffario di, di quanto previsto, ovviamente questo non vuol dire un parere positivo al, eh, all'emendamento, poi in fase di votazione dell'emendamento cercherò di dire anche il perché, però perlomeno si richiamava, si riportava in, nella legge il passaggio successivo in commissione, proprio come, come rispetto anche dell'attività consigliare. Però ecco, siamo in attesa di avere la scrittura definitiva del, dell'emendamento 41, meglio del subemendamento all'emendamento 41. Grazie. Allora c'è un po' di confusione, vediamo di ricondurre le cose a un po' di ordine. Allora, mi sembra che la pausa abbia portato a una riformulazione dell'emendamento 41. Che prego la relatrice di consegnare alla Presidenza in modo che possa essere distribuito a tutti con la sua firma. Io ho un testo di riformulazione che pregherei di avere con la firma della relatrice per essere certi che è il testo corretto da distribuire a tutti. Poi la pausa ha portato alla predisposizione di un ordine del giorno che è il numero 539 che è stato distribuito in fase di distribuzione all'Aula e ad alcune valutazioni che sono quelle che ha appena formulato il consigliere Girelli. Ha chiesto anche, eh, è rientrato dal congedo il consigliere Capelli e ha chiesto di intervenire. Io darei subito la parola al consigliere Capelli che mi pare voglia annunciare decisioni in ordine ad alcuni emendamenti da lui presentati. Prego. Sì, consigliere. In relazione al, al, agli emendamenti 27 e 28 eh, dichiaro di ritirarli. Ora registriamo che il consigliere Capelli ritira gli emendamenti 27 e 28 che erano emendamenti all'articolo 2. Io ho una richiesta di in intervento della relatrice e del consigliere Violi. Allora darei prima la parola al consigliere Violi in modo che poi la relatrice possa completare le informative. Prego consigliere Violi. Ho chiesto alla Regia di dare la parola grazie, al Consigliere grazie Violi. Grazie Presidente. Si sì, era per chiedere di avere tutti i testi per poter valutare eh, con prontezza eh, le, modifiche, le modifiche fatte in corso. Ne approfitto anche per chiedere il voto per appello nominale su tutto provvedimento. Non me lo sottoscritto, Consigliere Buffagni, Maccabiani, Nanni e Fiasconaro. Grazie. Grazie Consigliere Violi. Allora, prima di chiudere la discussione generale. Chiedo alla relatrice che ha chiesto di intervenire se ha qualche altra osservazione da fare. Io ho una sua prenotazione, consigliere Magoni. Grazie Presidente. In riferimento all'emendamento 18 di Girelli, volevo anticipare che all'articolo 3,4 la Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita a Reu, previo parere della commissione consigliare competente, stabilisce il piano tariffario. Questo era per completezza del, dell'incontro precedente. Grazie. Ma che cosa stava leggendo, consigliere Magoni, però? Perché allora, questo testo che lei sta leggendo è la riformulazione dell'emendamento 41. Allora, emendamento 41, articolo 3,4, c'è l'inserimento dell'emendamento dell 18 del consigliere Girelli che chiede il previo parere della commissione consigliare competente. Ecco però alla Presidenza al momento è pervenuta solo una riformulazione dell'emendamento 41 al Comma 2, quindi se c'è una riformulazione anche al Comma 4 la prego di farla avere alla Presidenza in modo che possa essere distribuito a tutta l'Aula che come ha chiesto il consigliere Violi vuole capire quali sono poi i testi che dovremmo votare. Ricordo che gli emendamenti li voteremo successivamente, quindi lei per ora si può limitare ad annunciare quali sono i testi. Poi ce li fa avere per cortesia la Presidenza in modo che possiamo distribuirli a tutti. Quindi la relatrice ha comunicato di aver accolto sostanzialmente al Coma 4 la richiesta di Girelli nella riformulazione. Bene, a questo punto io non ho altre richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo a questo punto all'annuncio e illustrazione degli ordini del giorno che essendo stato presentato un ordine del giorno deve essere consentita, quindi chiedo al capogruppo Stefano Bologalli se vuole illustrare l'ordine del giorno 539. Sì, grazie presidente. Eh, durante appunto, la sospensione abbiamo ritenuto opportuno di eh, integrare il PDL 202 con questo ordine del giorno che eh, appunto sottolinea il fatto come questo progetto di legge sia sostanzialmente di carattere pedagogico-educativo, nel senso che in, dire, è orientato a promuovere una forma di turismo responsabile, quindi una pratica delle attività ricreative fatta in modo assolutamente responsabile. Per cui invita la Giunta nella futura attività regolamentare, che sarà necessariamente collegata al PDL 202, a attivare una campagna informativa per comunicare in modo capillare alla popolazione il motivo di equità che supporta la scelta del PDL 202 e soprattutto a sensibilizzare la popolazione ad affrontare questo tipo di attività ricreative, escursionistiche piuttosto che sportive, con il necessario equipaggiamento e. Eh, sottolineando appunto i rischi ai quali si può andare incontro nel caso di incidenti e infortuni eh, quando non si è preparati ovvero quando non si è adeguatamente equipaggiati. Grazie. Molto bene, grazie. Si è così conclusa anche l'illustrazione di del giorno. A questo punto dobbiamo passare alla discussione e alla votazione degli articoli e degli emendamenti allora, eh, mi sembra che gli assistenti d'Aula stanno distribuendo emendamenti e subemendamenti. Prego di fornire una copia anche alla Presidenza in modo da poter avere contezza di tutto quello che stiamo distribuendo. Passiamo a questo punto allora alla discussione degli articoli che sono quattro, cominciando dall'articolo 1 sul quale sono stati presentati due emendamenti di uguale contenuto l'emendamento 2 a firma della relatrice e l'emendamento 25 a firma del consigliere Capelli. Procederemo pertanto, essendo due emendamenti di uguale contenuto, a un'unica votazione. Credo però innanzitutto se ci sono richieste di intervento sull'articolo 1 di prenotarsi adesso sull'articolo 1 o sugli emendamenti che sono stati presentati su di esso. Non ci sono richieste di in intervento, pertanto procediamo con la votazione degli emendamenti. Giunta e relatore hanno già espresso il parere, è stato richiesto il voto elettronico, pertanto pongo in votazione per appello nominale con voto elettronico l'emendamento 2 uguale all'emendamento 25. È aperta la votazione, votazioni di 15 secondi. Chiudo la votazione. Presenti 60, votanti 59, favorevoli 56, contrari 2, astenuti 1. Il Consiglio approva. Pongo ora in votazione l'intero articolo 1. Prego relatore Giunta di esprimere il parere. È aperta la votazione. Votazioni di 15 secondi, prego i colleghi di completare la votazione. Chiudo la votazione. Votanti 61, favorevoli 33, contrari 28. Il Consiglio approva. Passiamo ora all'articolo 2, gestione del soccorso e dell'isoccorso. Sono stati presentati all'articolo 2... Dieci emendamenti, ma l'emendamento 27 e 28 sono stati ritirati. Ci sono poi alcuni emendamenti di contenuto uguale altri che vengono assorbiti dai emendamenti precedenti, quindi vi comunicherò prima della votazione di ogni singolo emendamento esattamente quali sono le conseguenze della votazione dello stesso. Chiedo prima però se ci sono interventi generali sull'articolo 2, di prenotarsi adesso. Non vedo richieste di intervento. Procediamo dunque con la votazione. Primo emendamento che pongo in votazione è l'emendamento numero 26 a firma Capelli. Se viene approvato l'emendamento 26, decadono gli emendamenti 3 e 4 a firma della relatrice Magoni. Pertanto procediamo con la votazione. L Emendamento 26. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 40, votanti 39, favorevoli 34, contrari 5. Il Consiglio approva. Decadono pertanto gli emendamenti 3 e 4. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 5 a firma della relatrice Magoni, che è uguale all'emendamento 27 a firma Capelli, che però è stato ritirato. Chiesto di intervenire il consigliere Pizzul. Perché a nome mio, del consigliere Girelli e del consigliere Rosati, chiedo la verifica del numero legale. È stata richiesta la verifica del numero legale. In realtà stiamo procedendo a votazioni con eh, strumenti elettronici, pertanto ogni singola votazione rappresenta di per sé verifica del numero legale. Abbiamo appena completato una votazione sulla quale è stata ottenuta la conferma che c'è il numero legale. Allora, il mai sufficientemente lodato dottor Quaglini mi segnala che il terzo comma dell'articolo 59, l'articolo che riguarda la verifica del numero legale, recita che non si procede alla preventiva verifica del numero legale quando la votazione avviene per appello nominale o a scrutinio segreto. Poiché siamo in fase di votazione per appello nominale, non si procede a verifica del numero legale. In quanto ogni singola votazione costituisce di per sé verifica del numero legale, io ho una richiesta di in intervento della relatrice. Ne ha facoltà. Presidente, come già anticipato, ritiro l'emendamento 5 e l'emendamento 6. Grazie. Allora, l'emendamento 5 e l'emendamento 6, il cui contenuto è uguale all'emendamento 27 e 28, sono ritirati. Pertanto procediamo ora all'emendamento numero 29, emendamento che se viene approvato assorbe gli emendamenti 7 e 8 della relatrice che pertanto decadranno. Non ho richieste di intervento, sono stati espressi pareri, pertanto pongo in votazione l'emendamento numero 29 e aperta la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 43, votanti 41, favorevoli 36, contrari 5. Il Consiglio approva. Gli emendamenti 7 e 8 pertanto decadono. Abbiamo completato la votazione degli emendamenti all'articolo 2. Pongo pertanto in votazione l'intero articolo 2. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Votanti 64, favorevoli 36, contrari 28. Il Consiglio approva. Passiamo ora all'articolo 3. Sull'articolo 3 sono stati presentati 21 emendamenti a inizio seduta più quelli presentati nel corso della seduta. Ma è stato presentato soprattutto l'emendamento 41 integralmente sostitutivo. Dell'articolo dell dell 3 e pertanto la cui approvazione farà decadere tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3. Sull'emendamento sull 41, integralmente sostitutivo dell'articolo 3, sono stati presentati alcuni subemendamenti, esattamente tre, no, uno solo che li riassume tutti. Allora è stato presentato il subemendamento 3. Che riassume le modifiche al comma 2 e al comma 4. Chiedo conferma che l'Aula abbia potuto avere visione del subemendamento 3. È stato distribuito a tutti il subemendamento 3? Sì? Bene. Allora, se tutti hanno potuto avere contezza, procediamo ora alla discussione dell'articolo 3 e alle votazioni degli emendamenti e dei subemendamenti. È chiesto di intervenire il consigliere Girelli, ne ha facoltà. Sì, ecco. grazie, grazie Presidente. Chiaro che pur avendo colto lo sforzo di eh, prevedere appunto il passaggio in, in commissione per quanto riguarda il discorso della tariffazione, il nostro voto è convintamente contrario a questo, questo articolo. Per, per Due motivi fondamentali. Il primo perché ci ritroviamo davvero a valutare in aula la riscrittura, l'ennesima riscrittura di fatto della legge. Perché una legge di quattro articoli, ripeto, vede nell'articolo 3 quello che è il cuore della legge. E l'abbiamo scritto questa mattina nella sala A con consiglio aperto. Quasi che i lavori di commissione e tutto il resto sia diventato ormai così quasi un appendice, un, un orpello eh, da rispettare come forma invece che come sostanza. Ma secondariamente anche dal punto di vista del merito, perché secondo, secondo il nostro giudizio, anche nell'articolo eh, così come riformulato, c'è una contraddizione di termini laddove si tende a non rispettare, oltretutto, il DPR eh, del 27 marzo 1992, l'articolo 3, che viene altresì richiamato e che dice cose ben diverse da quanto previsto e detto nell'articolato stesso del nostro provvedimento. È vero che, come è stato detto nella discussione eh, del, della stesura di questo testo, manca la giurisprudenza, manca una sentenza, manca un riferimento giuridico definitivo che metta in risalto questo aspetto, ma dal mio punto di vista basta che una norma nazionale ci sia perché imponga a tutti noi di rispettarla, sia per evitare che il provvedimento poi venga impugnato e decada per una palese ecco, eh, incongruenza, e sia perché nel momento in cui si andranno ad attivare delle forme di contenzioso eh, tra eh, cittadini che hanno, eh, che hanno dovuto ecco, mh, chiedere il soccorso e chi di fatto avrà determinato il pagamento della compartecipazione. Lascio anche nel, sullo sfondo il fatto che è poco chiaro anche chi poi sarà chiamato a rispondere di questo aspetto e noi rischiamo anche di appesantire soccorritori o altri di un aspetto, di una, eh, di una rappresentanza formale che credo non, 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 dovrebbe, non dovrebbe avvenire. Questi sono i motivi sia di merito che di forma che di sostanza che ci portano chiaramente a votare contro questo provvedimento. In ogni caso sottolineo positivamente che la sottolineatura della Commissione è stata, è stata presa. Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Violi nella facoltà. Sì, grazie Presidente. Anche il Movimento 5 Stelle è contrario a questa riscrittura e riformulazione. Avevamo deciso e detto in discussione generale, con, dei, con delle proposte emendative avevamo chiesto delle cose chiare, ovvero di mettere eventualmente una mh, copartecipazione economica fissa e chiara per tutti. E il fatto di togliere l'imperizia che apriva delle ampie praterie e ci siamo trovati invece con un provvedimento che assolutamente ignora le nostre richieste emendative e per di più condivido, oltre al metodo di lavoro utilizzato, che più volte abbiamo contestato in quest'Aula, anche quello che diceva il consigliere Girelli sulla questione del DPR, che fondamentalmente renderà nullo o inapplicabile questo provvedimento. Grazie. Grazie consigliere Violi, ha chiesto di intervenire il consigliere Barboni, nella facoltà. Grazie Presidente. Articolo 3,2 riformulato. Gli interventi di soccorso e di risoccorso in ambienti impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti a compartecipazione, eccetera, eccetera, eccetera. E quello che eh, vorrei capire è se adesso eh, le di soccorso, quindi il pronto intervento con... Eh, e di soccorso è anche eh, un soccorso tecnico perché se non c'è bisogno di accertamento diagnostico o prestazione sanitaria, soccorso non, non può partire, non deve partire. Io non so se conosciamo bene tutti come funziona la chiamata al 118, Il 118 fa tutta una serie di domande per capire se deve mandare i carabinieri, se deve mandare la finanza, se deve mandare. Eh. In questo caso qualcuno deve spiegare. Eh, almeno a me personalmente, poi credo altri colleghi abbiano eh, probabilmente mh, capito come funziona, però qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico di prestazioni sanitarie, lei di soccorso non deve uscire, l'edi soccorso non deve uscire, altrimenti vuol dire o che c'è una convenzione per un soccorso anche tecnico, però lo si dica o lo si scriva da qualche parte, ma così come è organizzato adesso. 118 o 112 che sia, cioè 112 per la verità, e a questo punto cioè, vorrei una spiegazione su questo emendamento perché non riesco fino in fondo a comprenderlo. Grazie, è stata richiesta una spiegazione, sì, credo che l'assessore Mantovani voglia rispondere, ne ha facoltà. Sì, grazie presidente. Ma io direi che per quanto riguarda il soccorso, sia per questioni di ordine sanitario, sia per questioni di ordine tecnico, quindi attraverso il gruppo alpini piuttosto che le varie iniziative, eh, noi siamo collegati con una convenzione, AREU è direttamente collegata in convenzione con i soccorsi alpini, per cui ogni prestazione è come se fosse mh, da parte di AREU. Pertanto è AREU che destina in base all'esigenza, alla chiamata. Alla, alla definizione del, dell'intervento interviene sul piano tecnico piuttosto che sul piano sanitario ma siamo legati da una convenzione pertanto la compartecipazione è prevista per entrambi i, gli interventi Sì, come peraltro eh, recitava forse con formulazione più chiara la precedente formulazione del comma 2 dell'articolo 3 nel testo originario che esplicitava l'esistenza di soccorsi di natura tecnica. La formulazione precedente su questo punto forse era più chiara. Bene, io non ho altre richieste di intervento, pertanto dobbiamo procedere alle votazioni. Cominciamo dal subemendamento 3 all'emendamento 41. Eh, eh, sono stati espressi pareri, pertanto procediamo con la votazione. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Votanti 62, favorevoli 34, contrari 27, astenuti 1. Il Consiglio approva. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 41 come subemendato dal subemendamento 3. È aperta la votazione. Sì, i pareri eh, non sono stati espressi, si intendono favorevoli del relatore e dell'assessore. Chiudo la votazione, ho dato 10 secondi in più perché non c'erano i pareri, chiudo la votazione, votanti 61, favorevoli 32, contrari 29. Il Consiglio approva. Pertanto a valle dell'approvazione dell'emendamento 41, integralmente sostitutivo dell'articolo 3, decadono tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3 nella formulazione precedente. Pertanto procediamo ora con la votazione conclusiva dell'articolo 3. Prego il relatore Giunta di esprimere il parere. Pongo in votazione l'intero articolo 3. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Votanti 39, favorevoli 35, contrari 4. Il Consiglio approva. Passiamo ora all'articolo 4. Sull'articolo 4, norma finanziaria, sono stati presentati due emendamenti che sono entrambi inammissibili. Sono 36 e 37 a firma capelli, inammissibili in quanto ripetitivi del contenuto dell'articolo. Pertanto non procediamo alla votazione degli emendamenti, ovviamente in quanto inammissibili, procediamo direttamente, non vedendo io richiesta di intervento, alla votazione dell'intero articolo 4. È aperta la votazione. Chiudo la votazione, votanti 58, favorevoli 35, contrari 23, il Consiglio approva. Bene, a seguito dell'approvazione degli, dell degli emendamenti precedenti procediamo anche alla votazione dell'emendamento 1 a firma della relatrice, uguale all'emendamento 24 a firma Capelli sul titolo della legge che modifica il titolo della legge. Non ci sono richieste di intervento, pertanto procediamo con la votazione. degli emendamenti dell'emendamento 1 uguale all'emendamento 24 è aperta la votazione. Chiudo la votazione. Votanti 61, favorevoli 33, contrari 27, astenuti 1, il Consiglio approva. Abbiamo così esaurito la votazione degli articoli e degli emendamenti, passiamo alla votazione all'ordine del giorno, che è uno solo, l'ordine del giorno 539. A firma Galli, non vedo richieste di intervento in dichiarazione di voto sull'ordine del giorno. Pertanto procediamo con la votazione dell'ordine del giorno 539. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Votanti 64, favorevoli 36, contrari 28. Il Consiglio approva. Bene, non ci restano ora che le dichiarazioni di voto conclusive e la votazione finale, poiché sono le 13.04. Sarebbe prevista la sospensione dei lavori, io sarei orientato a concludere la votazione di questo provvedimento di legge anche perché i tempi per le dichiarazioni di voto sono molto limitati, il gruppo del Partito Democratico residua 30 secondi, gli altri gruppi residono fra i 5 e i 10 minuti. Chiederei pertanto ai colleghi che intendono intervenire in dichiarazione di voto di prenotarsi così da poter avere un quadro completo delle dichiarazioni di voto richieste. Vi invito a prenotarvi subito. Colleghi, per cortesia, chi vuole intervenire si prenoti, dopodiché il Presidente valuterà in ordine alla chiusura dei lavori. Io non ho richieste di intervento in dichiarazione di voto. Se è così procediamo con la votazione conclusiva e, eh, possiamo, che possiamo svolgere immediatamente. Bene, adesso sono arrivate ripetute richieste, addirittura due del Movimento 5 Stelle. Allora, hanno chiesto di intervenire i consiglieri Fanetti, Ambrosoli, Brambilla, le richieste del Movimento 5 Stelle sono state entrambe... Sottratte, ha chiesto solo di intervenire adesso il consigliere Violi, il consigliere Brambilla le vuole intervenire su ordine dei lavori, prego, ne ha facoltà. Io chiedo che venga rispettato il calendario di convocazione di, eh, della seduta e quindi che alle ore 13, come previsto, venga fatta la pausa e si riprenda alle ore 14.30. Allora, poiché abbiamo previsto la sospensione dei lavori alle ore 13, è stata richiesta la sospensione in relazione al programma, che abbiamo scritto, che abbiamo al programma dei lavori che è contenuto nell'ordine del giorno e al momento ci sono tre richieste di intervento in dichiarazione di voto, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 14.30. La seduta è sospesa.